l'accoglienza di Modena, il coraggio di Modena. Quindi grazie a nome della mia nonna, libereremo questa città. Assolutamente. Libereremo questa città. Per nome. Più lavoro, che speriamo. Significa cancellare la legge Fornero, che è il mio primo speriamo. Impegno. Vuol dire... Speriamo! Più lavoro significa anche trovare un lavoro a quei 10 sfigati dei centri sociali che non hanno più. Però lavoro è una parola grossa. E poi significa accogliere chi porta ricchezza, chi porta rispetto, chi scappa davvero dalla guerra, ma a Modena come in tutta Italia rimandare a casa quelli che sono qua a spacciare, a rubare, a parcheggiare. Idee chiare? Il 4 marzo si manda a casa Renzi, ma il prossimo che va a casa è il governatore dell'Emilia Romagna, che merita di meglio. Ragazzi, in bocca al lupo, sto perdendo peso, sto perdendo voce, ma sto conquistando tanta voglia di cambiare questo paese. E il 4 marzo si vince e riprendiamo l'Italia. Ragazzi, oggi hanno perso il posto di lavoro 500 operai, con un ministro che si è accorto che le regole europee danneggiano il nostro paese. I ministri del PD o sono incapaci o sono complici, o sono incapaci o sono complici. Io vi do il mio impegno che al governo noi andiamo in Europa a difendere l'interesse degli italiani, e se le regole europee aiutano l'Italia a crescere va bene, se le regole europee impoveriscono l'Italia ce ne freghiamo delle regole europee, perché prima viene la nostra gente. In bocca al lupo, andiamo a vincere.